Allora, continuiamo la nostra trasmissione, ci avviciniamo a grandi passi al giorno fatidico che attende con molta ansia la parrocchia di San Pietro di Caltagirone, ma direi tutta la comunità cittadina e non solo del Calatino della nostra diocesi di Caltagirone. Infatti dopo quasi 20 anni, per la precisione sono 18 anni, verrà riaperta al culto sabato 28 con una solenne celebrazione eucaristica, direi un pontificale si chiamava prima, no? Presieduto dal vescovo Monsignor Calogero Peri, la chiesa di San Pietro dopo lunghi restauri sia interni che esterni. Benvenuto a Padre Luciano Di Silvestro, parroco, e benvenuto ad Antonio Novanzino, artista, professore che sarà coinvolto martedì prossimo, proprio domani 24 giugno alle ore 20:30 in una tavola rotonda assieme a Massimo Porta, al professore Massimo Porta, per spiegare assieme alla ditta come è stato realizzato il restauro, quindi per la parte storica. Antonio Novanzino è presidente di Storia Patria, tra l'altro Massimo Porta è già presidente di Storia Patria, ecco, parleranno della storicità, del legame della parrocchia, della chiesa di San Pietro, che vecchia, fa parte della notte dei tempi della nostra Caltagirone, ecco, si dibatteranno con la ditta che ha restaurato sul significato di questa riapertura, sul significato storico culturale della chiesa di San Pietro. Benvenuti, grazie di essere qui con noi. Padre Luciano, intanto, ecco, la comunità parrocchiale di San Pietro, ma direi la comunità parrocchiale di San Pietro e San Francesco di Paola, ecco, stanno vivendo con molta ansia, con molta attesa. Veniamo qui giornalmente, molto dinamismo, i giovani in particolare che provano con i gruppi per partecipare alla Sacra Liturgia, che credo animeranno anche la Sacra Liturgia, ma poi intratterranno anche in un momento ludico alla serata, diciamo, come canonicamente si fa, nel piazzale antistante alla Chiesa di San Pietro, sul Sagrato. Diciamo. Ecco. Un mese, a che punto siamo? Sì, un mese di eventi che ha visto coinvolti non solo i giovani, tutte quelle persone che erano attaccate affettivamente alla parrocchia San Pietro, ma anche ex parroci, persone che sempre sono state coinvolte all'interno della chiesa di San Pietro. Quindi siamo partiti con le messe dei quartieri, con gli ex parroci. Si è cominciato tutti, il primo giugno, sì, con gli ex parroci, non tutti, perché alcuni per altri impegni presi, ma li inviteremo poi dopo l'apertura all'interno di celebrare la messa all'interno della chiesa di San Pietro. Poi si è visto anche diversi appuntamenti, uno Don Fabio Remondi, direttore del Museo Diocesano e direttore dell'Ufficio Beni Culturali Ecclesiastici della nostra diocesi, dove ha spiegato, ha approfondito tutti gli aspetti artistici all'interno della Chiesa di San Pietro, affreschi, pitture, statue, ed è stato un momento particolarmente vissuto da tutti, Poi abbiamo proseguito approfondendo la figura di San Pietro. Chi è questo apostolo Pietro, chiamato da Gesù a capo della Chiesa? E abbiamo visto l'intervento di Don Carlos Ferrara, biblista, che in modo semplice, chiaro, anche ironico, ha spiegato chi è questo apostolo Pietro. E anche le persone, devo dire, hanno vissuto questi due eventi molto calorosamente accoglienti verso Don Carlos e padre Fabio. L'ultimo sarà domani la tavola rotonda che vedrà anche la ditta Restaurarte, che ha curato i lavori interni ed esterni, con la partecipazione di Massimo Porta e Antonino Novanzino, che spiegheranno un po' tutta la storicità di questa chiesa all'interno anche del contesto sociale di Caltagirone, del paese, della città di Caltagirone. E quindi un po' per chi volesse conoscere ora cosa si è fatto all'interno della chiesa, cosa si è fatto all'esterno della chiesa, gli interventi fatti, cosa si poteva anche fare,
domani avrà le risposte. Quindi anche per quelle persone che hanno il desiderio di chiedere, ma perché questo intervento, perché si è fatto questo, perché non si è fatto questo, perché avete scelto di fare ciò e non quest'altro, la ditta spiegherà un po' tutte queste cose. E devo dire, questo servirà anche alle persone per togliere dubbi, per togliere perplessità, perché alcuni ci sono sempre quelle voci che si può dire: ah, si poteva fare meglio, ah, si poteva fare in questo modo, ah, potevamo fare. Invece in questo modo sono certo che la ditta saprà rispondere ed è la persona idonea per dire ciò, perché io alla fine ho preso la chiesa di San Pietro a lavori quasi ultimati. Un anno e mezzo. Un anno lo farò il 15 settembre, quindi a lavori quasi ultimati. Ho ripreso solamente lavori per quanto riguarda la parte della sacrestia, gli uffici e anche sala riunioni della parrocchia San Pietro. Quindi per quanto riguarda i lavori interni già erano stati avviati, tranne per quanto riguarda l'adeguamento liturgico, quindi ampone e altare. E anche là l'architetto spiegherà le motivazioni del perché questa scelta dell'adeguamento liturgico. Ci sono i nostalgici attaccati anche... Là c'era l'altare ante Concilio Vaticano II. Perfetto, rettangolare, eccetera. Quindi un po' spiegheranno anche questo aspetto. Prima c'era un tavolo, un altare di legno. No, un altare marmorio. Marmorio, sì. Fatto. Marmorio, adesso non più a norma con la liturgia, con le norme attuali della liturgia, quindi rifatto nuovamente. La cosa bella, noi volevamo invitare anche Don Gioacchino Pusano, direttore dell'ufficio liturgico, che spiegasse il perché di queste scelte e il perché la Chiesa sotto questo aspetto si è evoluta sotto l'aspetto delle norme. Ma anche là il tempo, poco tempo, in un mese non si poteva fare tutto, in un mese non si poteva organizzare tutto ciò, quindi abbiamo deciso che le persone potessero ammirare quello che si è fatto all'interno della Chiesa, i lavori che si sono fatti per quanto riguarda l'altare e l'ambone, e poi Padre Gioacchino lo spiegherà successivamente il perché di questa scelta. Quindi devo dire che ci siamo arrivati, anche se ancora ci sono delle scelte liturgiche che devono essere conciliate con l'estetica, che non possono essere derogare a questo. Esatto, quindi è la cosa bella, finalmente ci siamo arrivati, se anche con l'acqua alla gola, come si dice, ancora stanno levigando e quindi noi messi là dietro, quelli levigano e noi messi con il panno subito a pulire, però ci siamo arrivati, quindi la c'è Chiesa... C'è a buon punto, diciamo. Sì, no? Sì, anche mercoledì pulizia, finiranno totalmente il tutto, quindi il 28 siamo pronti per aprire. Antonio Navanzino, quindi assieme a Massimo Porta domani farete questo excursus storico, culturale, di cosa rappresentava la Chiesa di San Pietro, cosa rappresenta e cosa rappresentava, tra l'altro una delle singolarità di questa, è l'unica chiesa maiolicata. Dopo successivamente ci fu il campanile di Santa Maria di Gesù, diciamo, no? No, quello arrivava prima. Ma la facciata, questa è l'unica facciata, con i colori tipici di Caltagirone, questo giallo e questo verde. Ora spieghiamo pure. Non voglio dire di più. No. Non anticiparci tutto, perché altrimenti domani non verrà nessuno. No, certo, infatti. Con Massimo con Massimo Porta ci siamo divisi il compito in questo senso. Lui si occuperà più o meno dei personaggi che ha conosciuto la parrocchia di San Pietro, personaggi storici, dai parroci famosi ai politici che ha sfornato la parrocchia di San Pietro, e Massimo qua è più adatto in questo senso. Padre Altamore, che è contemporaneo nostro, già da quel momento in poi, prima. Sì. Padre Altamore, che fino all'85 è stato parroco della Chiesa. Poi c'è tutta una gioventù che esce da San Pietro. Padre Luciano dà le idee e poi le portiamo avanti. Proprio stanotte insieme abbiamo finito di scrivere un libricino che poi dopo la festa
questa uscirà sulla storia della chiesa di San Pietro, sul folklore e sulle tradizioni. Bello. Il piacere di dare anche al turista, al cittadino stesso, la consapevolezza di che cosa possiede. E la chiesa di San Pietro lo merita. Esatto. E dico... la chiesa di San Pietro, tra l'altro, è il patrimonio dell'UNESCO. Esattamente. Cui l'intervento anche di recupero architettonico è stato fatto con i crismi e tutto quello che ne consegue. Esatto. Diciamo. Prego, è stato fatto un buon restauro comunque. E io mi occuperò della parte storica. E a proposito della parte storica, ricordiamo insieme, anche un po' ridendoci sopra, noi siamo campanilisti a Caltagirone, caro padre Luciano, la chiamiamo la Notre Dame di Caltagirone, la chiesa di San Pietro, anzi... I caltagironesi in passati superavano pure questa cosa dicendo anzi Notre Dame non ha le maioliche applicate, noi ce le abbiamo. Vabbè, voglio dire. Però voglio dire, nel nostro piccolo, la chiesa, abbiamo poche testimonianze antiche prima del 1693, ma si sa che San Pietro era uno di questi quartieri che conosceva Caltagirone, quindi San Pietro già esisteva nel XV secolo. La chiesa, con la Madonna della Neve e la Madonna del Ponte, per certo. Accanto, sì, sotto. E la chiesa subì gravi danni nel 1693, solo nel 1854 fu ripresa la chiesa e rifatta la facciata. Allora a quel punto l'architetto Aurichiella volle prendere lo stile neogotico e comunque gli architetti che già dopo il 1693 si rifacevano allo stile barocco e poi anche al neogotico amavano sposare assieme alle architetture le maioliche. Vediamo nel Teatrino di Buonaiuto, nella casa Ventimiglia, a proposito di Ventimiglia, della via Roma. Ventimiglia era un ceramista della parrocchia San Pietro. Dicevo a padre Luciano pure che San Pietro, come San Giacomo, erano quelle due parrocchie che avevano tanti ceramisti. Ecco, il ceramista che fabbricò queste punte di diamante tridimensionali, che sono fantastiche, perché poi a secondo tu da quale punto di vista lo vedi, vedi una parte verde, una parte blu e poi ci sono alcune punte gialle, poi anche la sagoma, belle, diciamo che elegante. Gli diedero una cromaticità rifacendosi unica a queste punte che erano più nel nord Italia, nel ferrarese per esempio, ci perfettamente, sono molti perfettamente con queste... Il ferrarese comunque il medioevo, però ecco, il medioevo sono di pietra e basta, promosso. Quelle nostre sono... Grazie. No, va bene. Poi col tempo ci mancherebbe. Antonio, no, avanti, dai, io scherzo. No, so che parlo davanti al presidente di Storia Parma, ma lei non è meno per l'amore della storia. Lo faccio sommessamente, non è meno per l'amore della storia dell'arte. Prego, non ti interrompo. E dicevo, poi ad esempio man mano sono stati completati i lavori in questa facciata, intanto le due torri, poi in una torre è stato messo l'orologio, nell'altra torre lo stemma di San Pietro che corrisponde nelle due chiavi con la tiara, poi pian piano è stata aggiunta la vetrata artistica che rappresenta San Pietro nella pesca miracolosa e poi nell'87, ultimo se lavoro, se mi permette poi faccio una piccola postilla, ultimo lavoro del 1987 è la porta bronzea del maestro professore Gaetano Angelico, bravissimo, mi pregio di Gaetano Angelico di conoscerlo, di averlo qualcosa su quella porta, diciamo. Forse sì. No, volevo dire soltanto, poi ti lascio parlare, che è l'unica chiesa rimasta a Caltagirone che ha le insegne papali. Dopo la distruzione del bombardamento della chiesa di San Gregorio Magno, non esiste più, diciamo, no? Esiste soltanto l'altare che fu smontato, fu recuperato e montato adesso a Santo Stefano. Invece la sedia, come si dice, quella della sede, il trono. Ecco, quella sedia, il trono è stato recuperato e si trova nella chiesa di del Rosario, che c'è la tiara, è l'unica, scusami, prego. Benissimo, vedi come conosce bene la nostra storia dell'arte il mio amico Pino Cascino. Dicevo, il ceramista che quindi ha abbellito, per questo, l'ho vista, l'ho abbandonata, ne ho fatto la... era abbandonata, era alla mercé dei colombi. Meno male. E quindi l'abbiamo recuperato. E questo è l'amore per l'arte. Il ceramista, dicevo, che abbellì questa chiesa progettata da Aurichiella, si chiamava Giacomo Arcidiacono. Importante ceramista, ma importante pure perché ereditò la fabbrica del suocero, che era Benedetto Ventimiglia, il famoso proprietario del balcone Ventimiglia, attualmente imbarcato. Questo che non si vede più. In via Roma. Quindi parliamo di ceramisti importanti nel periodo barocco e quindi di seguito si continua. L'interno della chiesa, perché sto andando veloce, sennò domani non viene nessuno. Veramente. Perfetto. Un'unica navata, la chiesa in un'unica navata, ha quest'abside e poi ha questo altare marmoreo
che è originale, della chiesa antica del Cinquecento, è originale. Ci conserva sono alcune di marmi che sono esatto, fantastici. Se la regia mettesse in onda lo stesso le immagini. Con padre Luciano ricordavamo anche la porticina bronzia del Santissimo, che è molto nell'altare, che è bello. L'abbiamo visto poco prima, di argento, perdonami. E ci sono le tre campane, una curiosità, una delle tre campane viene dall'antica chiesa di San Bartolomeo, la chiesa ormai sconsacrata. Non c'è più. Sì, è una struttura, esiste una struttura. E dicevo, abbiamo parlato della vetrata, l'interno è importante da ricordare che gli affreschi sopra la navata sono di Giuseppe Vaccaro e poi ci sono dei quadri a olio nelle varie cappelline laterali che sono di Giuseppe Vaccaro, una attribuita a Francesco Vaccaro. Poi ci sono altre opere importanti, c'è un Cristo Ligneo, c'è un Ecce Homo bellissimo. Ci stavo arrivando. Oh, scusa. No, niente. Poi ci sono due sculture lignee, una di San Pietro e una di San Vito. Perché abbiamo testimonianze di questa chiesa antica di San Pietro? Perché c'è un documento del 1570 che certifica che fu donata alla chiesa di San Pietro una reliquia di San Vito. E lì infatti insiste la confraternita di San Vito e questa statua. C'era un detto popolare, Santo Vito, lungo e pulito, fatto di cire del ferro felato. È un detto cartaginese, e grazie a Padre Annato che ha scritto queste cose nel passato. Poi, dicevo, quindi statua di San Pietro, statua di San Vito e poi un questo bellissimo... Questo è l'altare, questo è uno scorcio dell'altare. Un bellissimo originale. E unico Ecce Homo di Angelo Mirasole, ceramista del 1700, ricordato anche nei testi del professor Ragona, e a proposito poi una Regina Pacis di Antonino Ragona. E poi ci sono alcune tracce di affreschi originali rinascimentali. Questo è l'Ecce Homo. Questo è il San Pietro che uscirà. Poi, un'altra, ecco, parlando poi, finendo e concludendo il discorso della Chiesa, c'è questa tradizione popolare, questo San Pietro, che è di proprietà privata, ma che comunque il Sabato Santo dorme, fra virgolette, nella Chiesa di San Pietro per poi uscire la domenica pomeriggio. La famiglia Pagliazzo. Sì, Montalto Pagliazzo. Sì, Montalto Pagliazzo. Questo è il San Pietro che uscirà in processione, diciamo, per la prima volta. E diciamo che è l'amico dei bambini, anche se la prima volta non è proprio amico, vendo, perché fa paura. Però poi diventa amico con questi inchini, certo, che lui fa e con questa teatralità che ha. Un'altra tradizione che ricorda la parrocchia di San Pietro era quella della saga di Biffara, quindi di questi fichi prematuri che sarebbe da recuperare, penso che sarà iniziata. Quindi un buon auspicio, un augurio grande a questa bellissima chiesa di San Pietro, e per me che sono ceramista è fantastico rivederla aperta la bella chiesa di San Pietro. Certo. Stavo dicendo una cosa, mi è sfuggito, però va bene così. Padre Luciano. Prima dell'apertura, prima del 28, quindi dell'apertura, ci saranno, oltre la tavola rotonda, anche i tre giorni intensi con la sagra dei Biffari. Sarà propedeutica l'apertura? Sì, propedeutica l'apertura con uno spettacolo a cura San Pietro. A cura dell'associazione lo spettacolo teatrale giorno 26. Cultura Mitra. Perfetto, la Mitra. Poi giorno 26 ci sarà la Strada San Pietro. La Strada San Pietro è una passeggiata per i quartieri, i carruggi di San Pietro, così almeno uno riconosce, riprende a rivivere quei quartieri quasi abbandonati. E poi il 27, la vigilia, prima del 28, ci sarà lo spettacolo musicale a cura dei giovani della parrocchia, che sentite ogni volta a quale prove, musiche, ogni giorno si stanno impegnando per portare avanti questo spettacolo musicale. E poi il 28, la concelebrazione eucaristica con l'uscita di San Pietro, che andrà sarà un unicum. Io credo che questo vale la pena di sottolinearlo. Che una volta, è la prima volta storicamente che esce, che San Pietro esce fuori dalla giornata di Pasqua. Sì, diciamo, sì. Ecco, l'unica volta rimarrà in chiesa per una settimana, come un tempo si faceva per Pasqua, dopo l'uscita, dopo spartenza, giunta, eccetera, eccetera. E stava una settimana all'interno della chiesa, sarà una settimana dopo l'apertura. Quindi poi sarà riaccomandato, quindi è un bel appuntamento, evento vissuto, da vivere, e veramente invito tutti a partecipare, perché San Pietro non è un patrimonio
esclusivo del quartiere di San Pietro, dei San Beciane, ma è un patrimonio, come diceva all'inizio, della città di Caltagirone, quindi da vedere il tutto. Bene, noi saremo là. Io un ringraziamento lo ha fatto già Padre Luciano indirettamente, ma io credo che bisogna puntualizzare che, l'apporto che stanno dando i giovani di San Pietro, chiamiamoli così, che poi sono della parrocchia San Pietro San Francesco di Paola. Perché sto vedendo, giornalmente vedo qua davanti, sono molto impegnati. Anche le immagini che avete visto in questo spot, che loro hanno messo sul sito della parrocchia, ecco, per promozionare questo, è stato realizzato da loro, ed è molto bello, molto efficace, sono alcuni particolari per non scoprire, ecco, c'è uno scorcio del lambone nuovo, c'è uno scorcio dell'altare antico, c'è uno scorcio del Ceomo, c'è uno scorcio di San Pietro con le chiavi, c'è il tabernacolo, ecco, sono piccoli sfondi, ecco, fatto pulito, bene, semplice nella propria, le cose migliori, sì, quelle che si apprezzano di più sono quelle leggibili, sì, che non ci vuole l'arca di scienza per interpretarle. Ecco, quello veramente dà l'idea, diciamo, dell'amore, dell'intenzione e dell'intensità che stanno mettendo i giovani parrocchiani per preparare questa apertura. Padre Luciano, io soltanto nel concedarci un impegno, soltanto mercoledì, giovedì sera, se fosse possibile avere i giovani, ecco, se li vuoi accompagnare mi fa piacere, perché credo che loro hanno una parte importante in tutto questo lavoro che si sta facendo. È giusto dare visibilità al tanto sforzo che stanno facendo, a maggior ragione che ho acquisitore, c'è la sagra di Biffare praticamente tra giovedì e venerdì, che si concluderà sabato, diciamo, no? Con i fuochi d'artificio, con l'uscita di San Pietro, ecco, diventa poi unico. Naturalmente stiamo mettendo tutto il 28, perché poi il giorno 29 è il giorno canonico, diciamo, solennità dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, dove tutte le messe saranno concentrate lì in parrocchia alle 8:30 del mattino, 10:30, dove celebreremo anche il 70° anniversario di ordinazione sacerdotale, cosa di unica contraffatto. 70 anni di sacerdozio. Voglio dire, celebrare, quindi, 70 anni di sacerdozio ce ne vuole. Sì, diciamo, ce ne vuole. E quindi Padre Contrafatto, e poi la messa serale alle 19:30. E poi c'è il concerto polifonico, lo dico io, questo, esatto. San Giuliano, diretto dal maestro Padre Don Antonio Parisi. Esatto. Va bene? Ecco, a conclusione dei festeggiamenti di San Pietro. Esatto. Volevo aggiungere qualcos'altro? Io devo aggiungere una cosa sola. All'inizio, all'inizio la chiesa di San Pietro non era parrocchia, era filiale della cattedrale. Solo dal 1948 diventa parrocchia grazie a un decreto del ministro degli interni che si chiamava Mario Scelba. Solo questo da aggiungere. Niente di più. No, mi è arrivato un messaggio, mi ha fatto ridere. Va bene. Antonio, domani avrò il piacere anch'io di essere presente alla tavola rotonda, perché queste cose mi intrigano, mi piacciono di più. Per venire ad ascoltare Antonio Navanzino e Massimo Porta. Grazie. E vedere un po' anche la ditta che ha realizzato tutti i lavori di restauro, la ditta Restaurart. E quindi domani alle 20:30, tavola rotonda presso la chiesa di San Pietro, quindi nell'oratorio. Il sagrato. Nel sagrato, fuori. Ah, così per combattere la calura. Va benissimo così. Dopo la partita. Saremo là, assolutissimamente, a goderci questa lezione di storia. Grazie a Padre Luciano di Silvestro, avremo occasione di rivederci ancora. Antonio, grazie a te anche per come ti spendi in queste tue presenze opportune. Il piacere che mi danno anche loro di poter riscoprire. Ce ne vuole essere in questo momento gente come te che servono a far capire l'importanza storicamente che ha avuto Caltagirone, che deve tornare ad avere. Grazie a voi due. Grazie. Pausa pubblicitaria e ci vediamo subito dopo.